Sì, infatti in preparazione, in settimana, negli spogliatoi prima della partita, ne eravamo coscienti, abbiamo cercato di stemperare quella che era la pressione, non è stata presentata questa partita come la madre di tutte le partite, però devo dire che davanti a un pubblico così che non possiamo che ringraziare, forse un attimino la testa, ci ha messo un attimino a sciogliersi, però mi piace sottolineare il fatto che complimenti all'altra squadra, complimenti a Lodi che indubbiamente da come ha giocato questa sera risulta e l'ha dimostrato essere la squadra più attrezzata e più forte del campionato. Però un bravo alle mie ragazze perché comunque la testa non l'hanno abbassata. In una serata in cui qualche cosa non ci funzionava bene siamo rimasti lì, abbiamo lottato, abbiamo regalato credo anche al pubblico qualche recupero miracoloso, ci abbiamo provato fino in fondo e non abbiamo nulla da rimproverarci. Diciamo, cosa è mancato? Nel senso che comunque nel terzo set si è vista una bellissima reazione da parte della squadra, cosa è mancato prima? Ma secondo me la differenza grossa oggi è stata fatta da una situazione di battuta muro dall'altra parte veramente di livello molto alto. Ecco, noi non siamo riusciti a trovare la chiave per risolvere appunto con una ricezione forse un pochino più buona e di contro ci trovavamo sempre con dei muri alti, piazzati, che hanno fatto il loro dove era la grande. A questo punto manca ancora una giornata al termine del campionato, però la testa da un lato può essere già ai playoff, cosa vi aspettate? Ma i playoff saranno lunghissimi, non sarà una partita e via. Cerchiamo di capire adesso il risultato sugli altri campi. C'è ancora da giocare una partita per noi e per le nostre avversarie, e comunque la lotta adesso è per il secondo posto. Quindi noi ci concentriamo, vogliamo arrivare secondi.